fossero mai deposti il problema della mancanza di una protezione, visti i precedenti per quell'area così pedonale, se se n'era discusso sui giornali, qui in Italia arrivano notizie da fonti giornalistiche straniere di una polemica cittadina a Barcellona proprio sull'opportunità di chiudere quella strada con delle barriere di cemento. Chiede Paolo Poggio, vi chiede dallo studio se effettivamente in questa zona, che comunque è una zona ben nota per la sua pericolosità, comunque ci sono tanti scippi, ci sono anche tanti episodi di delinquenza, se è percepita per Barcellona, per voi comunque l'avete vissuta a lungo, una sensazione di insicurezza, la mancanza della presenza di forza dell'ordine, perché comunque questa mattina Paolo ci ha fermato anche un uomo qui locale, uno spagnolo che abita proprio a Barcellona, e ci ha detto: ma qui ogni tanto passano soltanto due poliziotti, qui ci sono decine di migliaia di turisti, è vera questa cosa oppure è soltanto la percezione di qualcuno? Io ieri sono passata per la Rambla 3-4 volte, ci sono passata non so quante volte perché non era la prima.